Allora, come inserire un articolo all'interno del sito? Pannello di controllo, componenti, K2, articoli. Nuovo articolo. Titolo. Andiamo a prendere il nostro testo. Possiamo fare copia e incolla. Ctrl A, seleziono tutto. Ctrl C. Metto sul blocco note per pulire il testo dal codice, incollo, seleziono tutto un'altra volta, Ctrl C, vengo sul mio articolo e incollo, così abbiamo il testo, il titolo, biografia. Vengo e metto il titolo. L'alias lo genera da solo, quindi non importa inserirlo. Attenzione, dobbiamo mettere il leggitutto, ovvero l'interruzione al testo di introduzione nell'anteprima dell'articolo. Seleziono il punto dove voglio l'interruzione e uso il pulsante leggitutto. Fine. Immagine. Vado su immagini e mi vado a prendere l'immagine che ho deciso di usare. Ricordiamoci 1200x800 pixel, la seleziono, salvo, selezionare giustamente la categoria, la mettiamo in... Questo è un articolo di prova, quindi in benessere. La categoria può essere cambiata anche in un momento successivo. Salvo. Controllo l'immagine che è stata caricata correttamente. Vado sul sito internet a vedere cosa è successo. Ecco qui il nostro articolo, l'anteprima del testo, quello che abbiamo selezionato, e vado a vedere se l'articolo è stato inserito correttamente. Se voglio cambiare categoria dell'articolo, posto dove inserire l'articolo, è sufficiente che venga nell'articolo e selezioni una categoria diversa. Saluti.